Un ringraziamento particolare al preside Caligiuri. Non è la prima volta che facciamo iniziative congiunte in questo istituto e quindi lo ringrazio sempre per l'accoglienza. Un saluto a voi ragazzi, indirizzo sociosanitario. Penso che questa sia un'iniziativa che sicuramente riscontrerà il vostro interesse. Per chi non conosce la nostra associazione, che è ben volentieri sulla richiesta della dottoressa Rubettino ha patrocinato questo evento. Volevo dirvi che la nostra è un'associazione femminile, la più numerosa in Italia e anche nel mondo. Nel mondo si chiama BPV ed è nata all'inizio degli anni del Novecento in America. Era un'associazione di professioniste, le poche che c'erano a quell'epoca, avvocati, qualche medico, e ha lo scopo di promuovere l'empowerment delle donne. Non so se avete sentito questo termine che adesso va molto di moda. Empowerment è proprio una promozione delle persone, delle donne, dei professionisti, e il nostro scopo principale è quello di promuovere delle donne che fanno la loro attività, sì, che fanno la loro attività e nello stesso tempo un'attività che poi produce dei benefici anche per la società. Il discorso della scuola fa parte dei nostri obiettivi. Lo hanno fatto prima di me le due presidenti, le past president che sono qui, che saluto, Mirella Perrone e Teresa Pullano, che essendo loro provenendo dal mondo della scuola hanno portato avanti queste iniziative nella scuola con impegno e dedizione. Io sono un medico, sono una pediatra, però sono convinta che se vogliamo dare un messaggio che veramente passi, lo dobbiamo fare ai giovani alla scuola, perché voi siete predisposti ad ascoltare questo messaggio e perché noi vogliamo che il messaggio non resta fine a se stesso, quei convegni che poi chiudiamo la porta e nessuno ricorda, vogliamo che resti un messaggio che voi portate nella vostra vita e che sia un'esperienza utile per voi. Che dire, senza prolungarmi diciamo sull'associazione, però vorrei dirvi che in questa zona la FIDAPA di Soveria Mannelli anche un altro ha preso per promuovere in particolar modo l'empowerment delle donne del nostro territorio, ha istituito fin dall'inizio un premio che si chiama Premio FIDAPA, che noi ogni anno affidiamo a una donna che si è distinta nel campo delle proprie professioni. Abbiamo premiato delle professoresse, dei medici, Amalia Bruni, abbiamo premiato delle giornaliste, abbiamo premiato delle associazioni di volontariato che si occupano di violenza delle donne, abbiamo premiato Maria Marchio, che oggi è con noi, che ha fatto del metodo, il metodo di cui ci parlerà la dottoressa Sonia Patti, che saluto insieme alla dottoressa Melania Noir, le nostre ospiti, ringrazio di essere qui oggi, appunto hanno istituito un metodo per i bambini affetti da dislessia. E quindi diciamo che su quest'onda noi continuiamo ogni anno a scegliere una donna che si è distinta in un campo particolare. Quest'anno abbiamo deciso un po' di premiare una donna particolare e una suora che per tanti anni ha fatto la professoressa e poi ha deciso di lasciare il mondo per dedicarsi, per farsi suora, però non per chiudersi in un convento, ma per andare alla Lamezia, nelle varie comunità dove sono i bambini provenienti dai paesi poveri, i bambini immigrati, e fare loro formazione, insegnamento. Detto questo, passo al tema specifico della giornata, questo convegno che è centrato sul concetto della musicoterapia, e voglio in particolar modo ringraziare Francesca Rubettino, con la quale noi come FIDAPA abbiamo collaborato da moltissimi anni. Era inizio degli anni 2000, quando io lavoravo a Soveria Mannelli, quando c'era un punto nascita, e con Francesca Rubettino abbiamo organizzato dei corsi di preparazione al parto dove la musicoterapia faceva parte integrante del corso, anzi era la parte predominante, ha avuto un grande successo. Non sto qui a parlare dei benefici della musicoterapia,
perché c'è chi lo farà dopo di me, però questo legame, diciamo, tra la FIDAPA e l'Associazione di Musicoterapia della dottoressa Rubettino ha portato anche ad altre collaborazioni anche sulla Lamezia Terme. Ricordo anni fa che ha fatto un corso per il personale della rianimazione del nostro ospedale contro lo stress psicofisico e lavorativo. Immaginate a che stress sono sottoposti gli operatori che lavorano in una rianimazione dove vedono ogni giorno morire delle persone. E questo esperimento è stato molto utile agli operatori. Poi abbiamo fatto anche delle iniziative in pediatria, spesso lei ospite presso i locali della pediatria, e soprattutto ha avuto un grande successo un'iniziativa che abbiamo fatto a un gruppo di bambini autistici. In pratica ha condotto degli esperimenti in reparto ed è stato straordinario vedere questi bambini come erano interessati a manipolare gli strumenti musicali che la dottoressa ha fornito. Quindi io non voglio dilungarmi ancora, vedrete di che cosa si tratta, non voglio entrare in merito perché c'è chi lo farà dopo di me. Vi ringrazio ancora fin d'ora per l'attenzione che vorrete riservare a un argomento che sicuramente vi sarà utile. Ringrazio di nuovo le nostre ospiti e passo la parola al preside per i suoi saluti. Vi ringrazio per questa opportunità che offrite alla nostra scuola. Una scuola che è soddisfatta e contenta della collaborazione con la FIDAPA. Io ricordo sempre che è grazie alla FIDAPA che come istituzione scolastica abbiamo trovato, direi, quasi la forza e il coraggio di avviare il programma di lavoro, che è un programma pluriennale, parità di genere, no? Con la quale cerchiamo in qualche maniera di accrescere l'empowerment femminile a 360 gradi, non solo a scuola ma anche con l'avvicinamento verso il mondo scientifico, per evitare che le tante intelligenze femminili vadano a recludersi così in ruoli molto tradizionali e molto istituzionali, che visto dal punto di vista del sistema ma anche individuale è uno spreco enorme di risorse e di capitale umano. Sono molto contento della collaborazione che ormai da 2 anni portiamo avanti con l'esperta di musicoterapia, un'attività che abbiamo riservato e continuiamo a riservare all'indirizzo sociosanitario per un motivo molto semplice, perché è una tecnica, va bene, di terapia che è bene che voi conosciate. Sicuramente non sarete in grado di imparare, no, tutti gli strumenti sofisticati che vengono messi in campo, però sicuramente c'è quella prima familiarizzazione con questo mondo che speriamo in qualche maniera possa aiutare qualcuno di voi a trovare la propria strada, perché tutte le opportunità che mettiamo in gioco a scuola hanno questo scopo: familiarizzare con mondi diversi che poi potrebbero diventare più o meno mondi di vita stabili per voi, no? In futuro magari scegliete di intraprendere studi di psicologia o specializzarvi in qualche modo in varie tecniche terapeutiche. E allora ecco la necessità di un'alleanza educativa forte, ecco perché devono entrare a scuola, va bene, in modo felpato, mi permetto di dire, no? Gli operatori del sociosanitario in generale, ma in modo particolare quelli che si preoccupano di in qualche maniera aiutare le persone, va bene, ad avere cura di sé. Perché nessuno ci può curare, dobbiamo sempre curarci da soli. Gli altri sono un'occasione perché ognuno possa in qualche maniera trovare la propria strada. Ecco, da questo punto di vista i primissimi anni della scuola superiore sono estremamente decisivi per voi. Da qui lo yoga della risata, musicoterapia e tante altre iniziative indirizzate proprio a voi ragazzi, con questo scopo, quello di mettervi in condizioni di capire chi siete, che non siete sole, che i tanti problemi che avete sono problemi che dovete condividere con gli altri, perché nella condivisione, nella razionalizzazione,
magari potete anche superarli. Ecco, quindi vivete questi momenti, anche questo momento di confronto, discussione con le esperte, vivetelo sempre in questa prospettiva, qualcosa che deve farvi riflettere e aiutarvi a migliorarvi. Va bene, io faccio i miei migliori auguri per questa giornata e vi ringrazio nuovamente. Grazie. Io sono Sonia Patti, sono una psicologa, una psicoterapeuta e un'arte terapeuta. Una secchiona. Ho studiato tanto. Sostanzialmente una secchiona. Io volevo allacciarmi a quello che è stato detto finora da un punto di vista della femminilità, perché ovviamente devo motivare perché ho un appendice qui, che è mio figlio. Io sono appunto laureata, ho studiato eccetera, però non ho rinunciato a fare la mamma. Mi è capitato ora nell'ultimo anno di portarmi dietro mio figlio nelle occasioni formative. Questo è un messaggio che do alle donne: non si deve scegliere o l'una o l'altra cosa, si può scegliere tutto, si può avere tutto, quindi sostanzialmente questa è la motivazione per cui lui è qui. E questo però è anche prendersi cura, darsi la possibilità di avere tante chance di espressione del sé nella famiglia, nel lavoro, nelle relazioni è importante. Sicuramente le arti terapie e la musicoterapia, che fa parte comunque delle arti terapie, è un canale molto, molto utile. Il mio intervento di oggi ha un titolo molto complesso, per questo ringrazio la dottoressa Robettini, ha un titolo molto complesso, ve lo voglio leggere. E dice così: presa in carico del paziente, programmazione individualizzata all'interno dell'equipe terapeutica. E poi ci si dice chi è che parla e sono io. Quindi io volevo, visto che ci sono molti studenti, volevo capire secondo voi che cosa significa presa in carico. Presa in carico. Lo so che sapete che rispondere, avete un'idea, ma presa in carico? Non vi viene in mente niente? Niente? No, non ci credo. Adesso interrogo, se qualcuno non fa il volontario, io dirò: dimmi tu che vuol dire presa in carico. Come sì. Allora, tu, che hai i capelli come i miei, che... Secondo te che cosa vuol dire? Non è un'interrogazione ovviamente, perché è un termine molto complesso, per questo io vi dico, il titolo del mio intervento è veramente molto complesso, però non è complicato. Presa in carico, secondo te? Che vuol dire? Tanto le parole, presa, che vuol dire? Prendersi la responsabilità, ma bravissima. Bravissima, è proprio la dicitura più giusta, perché la presa in carico è proprio una dimensione di corresponsabilità tra il terapeuta o il terapista e il paziente. Ed è una corresponsabilità perché se stiamo parlando di riabilitazione vuol dire che tutti e due ci devono mettere qualcosa. Allora, io dietro vedo della distrazione, pertanto tu... tu, allora, secondo te che cosa vuol dire individualizzato? No, che non lo sai, lo so benissimo che lo sai. Individualizzato, no, guarda, ti faccio alzare se non me lo dici. Allora, individualizzato, secondo te, viene dalla parola? Individuo, ok. E individualizzato che vuol dire? Gli volete molto bene che lo volete salvare, eh? Individualizzato? Non ho sentito, scusate. Ok, sì, nel senso che allora è un intervento per una persona, però individualizzato è qualcosa ancora di più. Sforziamoci. Individualizzare una persona. Allora, una persona è già un individuo, quindi è difficile individualizzarla ulteriormente. Possiamo isolarla, ma individualizzarla è difficile. E siccome diciamo che lo scopo della terapia non è quello di isolare, ma quello di in realtà mettere in relazione, individualizzato ha a che fare. Centrato, esattamente, quindi individualizzato, un intervento individualizzato significa un intervento centrato sulla persona, vuol dire che io mi metto in relazione con quella persona. Adesso, allora, vediamo un'altra parola, tu col codino, tu, secondo te che cos'è una programmazione? Ok, risposta abbastanza facile, però la possiamo approfondire. Cos'è una programmazione nell'ambito di un intervento individualizzato? Stabilire
Ok, temporale, tu dici la programmazione può essere temporale, esatto, si può essere una programmazione che implica un tempo breve ma anche un tempo lungo, quindi io posso programmare un intervento longitudinale, anche di 5 anni, come diceva il vostro preside prima, oppure anche di pochi mesi. Ancora qualcosa di più? Adesso tu scegli qualcuno che dirà, quando vedi muoversi qualcuno, tu dirai come fa ad approfittare. Voi state tutti fermi, terrorizzati. Dovevo fare l'insegnante io, dovevo fare l'insegnante. Allora, di latino, terribile, terribile. Abbiate paura di me. Allora, abbiamo detto una programmazione individualizzata, che è sicuramente longitudinale o temporale nel momento contingente, però che cos'altro dobbiamo programmare? Il metodo con cui intervenire, esattamente. Quindi io avrò sicuramente un mio metodo di intervento, però comunque quel metodo deve essere flessibile, perché a seconda della persona che avrò davanti, per poter centrare l'intervento, devo per forza programmarlo in modo più specifico. Quindi abbiamo il tempo, il metodo, il luogo, quindi devo capire, si parla di setting in terapia, devo capire qual è il luogo giusto in un intervento per poter intervenire, a seconda se avrò un gruppo, un individuo, un bambino, un adulto, una famiglia. Quindi rileggiamo questo titolo. Presa in carico del paziente implica quindi una terapia, un terapeuta. Se c'è un paziente c'è un terapeuta. Ricordiamoci che possono chiamare paziente le persone che hanno un ruolo sanitario. I ruoli sanitari sono medici e psicologi sostanzialmente, ci sono anche altre figure sanitarie, però coloro che nell'ambito della terapia di tipo che implica la relazione e l'emozione sono di solito medici e psicologi. Questa è una cosa che dovete ben ricordare, non dimenticate mai. Quindi presa in carico del paziente, programmazione individualizzata all'interno dell'equipe. Quella dietro di te? Come si chiama la ragazza? Tu! Che cos'è? Tu, no, anche tu, sì, anche tu. Non avevo scelto te, però vai bene anche tu. Che cos'è un'equipe, secondo te? Mamma, ma tu salvi tutti! Salvi tutti! Ok, vai, va bene, va bene. Medica, tipo un gruppo di medici. Solo medici? No, vabbè, tutti. Intanto la parola gruppo ce la prendiamo. Poi? Una squadra. Sarebbe bello che un'equipe fosse funzionasse come una squadra, purtroppo non è sempre così, però va bene, è un'ottima idea. Ho appena visto mio figlio gattonare, strisciando, fa le pulizie. Sì, è un gruppo di figure che non sono di solito in un'equipe non ci sono per forza le stesse figure lavorative. Sicuramente in ospedale sono quasi tutti medici, ma non è detto, perché potrebbero esserci anche degli infermieri dentro. Prego. Ok, tu, a te viene in mente un'equipe? Vediamo, facciamo un gioco. Un'equipe come la immaginate? Perché non è solo sanitaria l'equipe, può essere anche educativa, sociale. Un'equipe è un gruppo, come dice la vostra collega. Stai chiedendo l'aiuto a casa? No. Qualcun altro che ha voglia di dire, immaginare un'equipe? Perché voi ci avete a che fare ogni giorno con delle equipe lavorative. Quali sono? Ad esempio in una scuola ci sono delle equipe lavorative. Poi abbiamo detto in ospedale, poi? Non ho sentito? Bisogna avere il coraggio di delle idee, perché se uno dice poco, poi non si capisce. Prego. Anche, certo, in una scuola il personale ATA fa parte comunque di un gruppo lavorativo. Va bene, ok. Avete fatto voi l'intervento per me? No, ok. Intanto insieme abbiamo capito più o meno in che direzione andrà il mio intervento. Ora però dobbiamo specificarci sull'ambito, sull'argomentazione di oggi, che è un'argomentazione che implica delle terapie che si avvalgono di uno strumento. Di quale strumento si avvale la musicoterapia? Tu con gli occhiali e i capelli verdi, mi pare. Secondo te di quale strumento si avvale la musicoterapia? Di quale strumento lavorativo, di quale metodo si avvale la musicoterapia?
Bravissima, corpo e strumenti musicali, va bene, sostanzialmente della musica. Ok. E riesce a coordinare movimento. Brava. Brava. E le arti terapie, secondo te? Le arti terapie? Tipo la body percussion. La body percussion fa parte della musicoterapia, però ci sono anche le arti terapie. Quali sono le arti che voi conoscete? Tu? Tramite il disegno. Disegno, pittura? Tu? Dimmi una forma d'arte? Non ti viene in mente nessuna forma? La musica, poi? C'è la professoressa che vi suggerisce, di solito sono gli alunni che suggeriscono, qua c'è la professoressa che suggerisce. L'alunno ce la fa da solo. Allora, là, hai detto, là, la musica, poi? La danza, poi disegno, scultura, poi? Vabbè, ci siamo, l'abbiamo detto un po' tutte. Ok, che cosa significa fare KIP nell'ambito delle arti terapie e della musicoterapia? Significa che ci sono effettivamente delle figure differenti. Intanto in Italia si fa una differenziazione tra le due parole, musicoterapista e musicoterapeuta. Sappiate che delle differenziazioni in Italia ne troverete tantissime da un punto di vista delle parole. Difatti non sono quasi mai corroborate da una legge. Quindi proprio noi ce la cantiamo e ce la suoniamo, però insomma. Però difatti l'idea è buona, quella di differenziare la parola terapista e la parola terapeuta. Perché la parola terapeuta è una parola che ha a che fare con proprio la possibilità diagnostica. Che cos'è una diagnosi? Avete paura adesso, non vi muovete minimamente, guarda, immobili. Allora, che cos'è una diagnosi? La diagnosi sostanzialmente è un'idea che un sanitario si fa rispetto a una persona che non sta molto bene. Dice, ok, secondo me potresti avere questo. Lo dice il medico, lo dice lo psicologo, perché in questo ambito la diagnosi va fatta comunque da queste due persone. Quindi altre figure che non hanno questo tipo di studi non possono fare una diagnosi e di fatti possono fare un tipo di terapia che deve essere per forza affiancato da un sanitario. E qui entriamo nell'equip. Ok, questa è l'altra figlia, perché qua abbiamo un'altra mamma lavoratrice. Quindi nell'equipe, nell'ambito delle arti terapie, sicuramente ci deve essere un sanitario, che può essere un medico o uno psicologo. Poi possono essere degli educatori, ci possono essere i terapisti che utilizzano lo strumento dell'arte come canale comunicativo e di riabilitazione della persona. Come funziona in un'equipe se nel momento in cui c'è ad esempio un sanitario, il sanitario che fa? Vede la persona che non sta bene o il gruppo, perché ora noi vedremo un esempio di intervento sui gruppi, analizza la situazione, la valuta, si confronta, dopo aver fatto questo ipotizza una diagnosi. Si parla di ipotesi di diagnosi perché non abbiamo la scienza esatta, non esistono scienze esatte, ci possono essere delle ipotesi rispetto a quello che si definisce il materiale umano, cioè le persone. Si ipotizza una diagnosi e si ipotizza un intervento, però noi abbiamo detto prima che gli interventi sono individualizzati, che richiedono un metodo, un tempo, un luogo, pertanto nel momento in cui si ipotizza, quindi si programma un intervento, si discute in seno all'equipe con tutte le figure coinvolte e si decide come entrare in scena, prendendo un'arte che non è stata nominata, che è l'arte teatrale, e sapendo che tutto quello che si farà può essere modificato, è la flessibilità dell'intervento. Quindi il sanitario valuta, fa una diagnosi, decide confrontandosi con gli altri dell'equipe il tipo di programmazione, a quel punto bisogna cominciare a intervenire. Nell'intervento può rientrare anche il sanitario, però poi ci sono anche tutte le altre figure, perché ognuno si occupa del proprio lavoro sostanzialmente, perché la cosa fondamentale perché un'equipe funzioni è che ognuno faccia il suo lavoro.
perché se poi ci sono dei travasi l'equipe comincia a non funzionare più. Di tipi di equip, come vi dicevo, ce ne sono tanti e io ho voluto scegliere il lavoro in seno alle scuole perché diciamo è quello più fruibile sostanzialmente da un punto di vista dell'intervento. Poi avevamo un video su questo, quindi diventava più semplice anche per noi portarlo e sarà un video. Adesso c'è qualcuno. Allora, anche tu hai i capelli come i miei? Anche tu che hai i capelli come me. Secondo te perché? Ah, ma ti avevo già beccato però a te. Ah, vedi, però sei recidiva, perché se ripeti sarai colpita di nuovo. Secondo te un intervento di arti terapie nelle scuole, perché? Perché lo possiamo... stai cercando la salvazione dall'avvocato davanti a te? No. No, allora, la salvezza la puoi avere solo dando una risposta che è dentro di te. Secondo te, perché in realtà il vostro preside prima lo ha detto, ah, interviene incredibile. Tu vuoi fare l'avvocato? Vuoi fare l'avvocato? Eh? Oh, eh? Vai, salvala. Ok, tu dici un intervento. Scusate, sì. Vabbè. Allora, nel caso dei diversamente abili, sì, ci può essere un intervento specifico nell'ambito del, diciamo, diversamente abile è molto brutto da dire, diciamo delle persone disabili. Le persone disabili. Piantiamola. Ha fame. Allora, le persone disabili, sì, sicuramente nell'ambito delle persone del gruppo, insomma, della disabilità, quindi con le persone disabili l'intervento di musicoterapia, arte terapia è molto utile e difatti anche noi interveniamo nelle scuole in questo caso. Però io grazie per l'intervento perché mi è molto utile specificare che non è necessario per forza avere un disagio grave o un disturbo perché si possa usufruire di un intervento volto al benessere. Ci sono dei periodi in cui ognuno di noi può non stare bene, che sono possono essere periodi dovuti a fasi della vita particolari, quindi possiamo decidere di appoggiarci a delle figure che ci possono aiutare. A volte però si può anche stare bene e voler stare ancora meglio. E allora in quel caso comunque ci si può avvalere dell'intervento con canale artistico perché si starebbe ancora meglio ed è un percorso che si fa per la consapevolezza personale, cioè per la crescita. Decido di crescere nel rapporto di me con me senza per forza avere un problema perché ho voglia di stare meglio. Questo funziona ancora di più con i gruppi. Questo è il motivo per cui io ho deciso di portare questo esempio, perché è un esempio di collaborazione in equip con il gruppo e un gruppo d'equip molto esteso. Adesso passiamo a vedere il video. Ovviamente se io sono qui e vi osservo, ma tu sei proprio recidiva, e vi osservo e quindi abbiate paura di me, guardate il video. Questo video parlerà di un metodo, si chiama metodo integrato Marchio Patti e porta il mio cognome e il cognome di mia madre, ed è un metodo che è nato nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento specifici. Voi conoscete, avete mai sentito parlare di dislessia? Si sente abbastanza ultimamente, però è una novità sentir parlare di questo disturbo, perché in realtà fino a pochi anni fa non se ne parlava affatto. Questo metodo nasce in questo ambito, in realtà è una branca specialistica quella della dislessia, difatti poi come vedrete ci si muove anche su altri ambiti. Però qui che cosa vedrete? Vedrete la collaborazione tra più settori della scuola, perché vedrete gli esperti esterni che sono psicologi, arte terapeuti e anche musicoterapeuti, perché c'è anche Francesca in questo video, no? Sì. Ci sono ovviamente i docenti, c'è la famiglia, sono coinvolte le famiglie e poi i ragazzi, che noi di solito coinvolgiamo proprio in fase d'equip, nel senso che con i ragazzi si programma, perché come vi dicevo prima, vi ricordate, la presa in carico prevede che ci sia un'assunzione di responsabilità tra il paziente e il terapeuta.
Se il gruppo lo possiamo, il gruppo lo possiamo considerare come paziente, perché vabbè, ora non mi sto a dilungare su quel, perché gli psicologi con i gruppi ci fanno i film, quindi il gruppo lo consideriamo come paziente, il gruppo va coinvolto nell'equipe terapeutica. In questi, in questo video non si vede fisicamente la collaborazione e il coinvolgimento anche dei medici che ci sono, però di fatti ci sono, perché in una scuola, come giustamente dicevate voi, dove ci sono delle persone disabili, sicuramente ci sarà una diagnosi di un neuropsichiatra infantile. Quella diagnosi, che è una diagnosi scritta, sicuramente è una diagnosi che deve essere presa in considerazione, come se il medico fosse, fosse in seno all'equipe nel gruppo. A volte viene coinvolto direttamente, altre volte, cosa che sicuramente scoprirete, le aziende sanitarie, che ormai sono diventate aziende, le aziende sanitarie nazionali hanno un'oberosità tale per cui spessissimo i neuropsichiatri non riescono a partecipare alle equipe, alle riunioni di equipe, è praticamente impossibile per un neuropsichiatra infantile. Nel nostro territorio copre chilometri e chilometri il servizio di neuropsichiatria infantile, quindi loro proprio al massimo ti rispondono e sono anche carini a rispondere telefonicamente. Se io li chiamo, io sono una psicologa, quindi li chiamo e dico: allora mi è arrivato questo caso, tu che ne sai? Lui o lei, sono due, sono solo due, pensate. Vanno, prendono la cartella, la leggono insieme a me al telefono, perché l'idea di poter prendere un appuntamento, una riunione, per fare una riunione è praticamente impossibile. In più nelle scuole dovete sapere che ci sono delle riunioni periodiche che si chiamano GLH, che sono proprio i gruppi che riguardano l'handicap, perché ancora si parla di handicap, e in seno al quale ci dovrebbero essere la riunione di docenti, psicologi, neuropsichiatri, i genitori a volte. Difatti queste riunioni durano pochissimo, durano sì e no 2 minuti per ogni bambino. Perché vi dico questo? Perché chiaramente qualsiasi lavoro che è nell'ambito della relazione umana deve prevedere una grande flessibilità dell'operatore. Perché chiaramente ci sono gli ideali di intervento, poi c'è quello che si può realmente fare nella vita a seconda dei limiti che ci sono imposti. Ma questa è una caratteristica dell'arte terapia, della musicoterapia, teatro. La capacità di questo tipo di intervento è quello di consentire alla persona di potersi muovere con libertà all'interno dei limiti che sono dati. I limiti possono essere del contesto, però possono essere anche personali. Se io ho una limitazione fisica, grazie all'intervento con le arti terapie posso trovare la modalità di muovermi in seno a quei limiti ed essere comunque felice. Quindi si può estendere da un punto di vista socio, educativo, sanitario, l'intervento con questo tipo di arte. Adesso andiamo a vedere il video che si faceva così. Si chiama metodo Marchio Patti, è oggetto di tesi di laurea e di studio in alcune università italiane e ha prodotto un libro di lettura per dislessici e con anticipazione si intitola Il colore dei suoni. Ogni lettera un colore, ogni colore un personaggio, ogni personaggio un passo in più verso il gusto della corretta lettura. Perché l'arte? Perché l'arte, ogni forma d'arte, innesca nell'individuo reazioni senso-percettive, corporee e mentali, che riflettendosi positivamente nelle reazioni individuo-ambiente, rende possibile la comunicazione anche in presenza di difficoltà, disadattamento o handicap. Perché l'arte può diventare un cardine importante e necessario nel processo educativo, rieducativo e riabilitativo. Perché l'arte rappresenta la metamorfosi, il cambiamento, l'antitesi della staticità e dell'immutabilità. Innesca il processo creativo che mette ordine al caos, consentendo il trascendere del conflitto intrapsichico e il superamento di contraddizioni e complessità, e la pratica della propria creatività. Che viene. Ascoltate il rumore.
dell'acqua che va e che viene. Togliete le scarpe e passate con i piedi nell'acqua. Segno fatto con gli occhi dell'immaginazione, non c'è bisogno di perfezione. Maria diede una dimostrazione di come si può vedere con gli occhi dell'immaginazione. Prevalentemente il vissuto emotivo.
Attraverso l'arte ha superato il suo handicap e adesso lo insegna nelle scuole. Purtroppo la dislessia è in aumento. Sì, perché l'arte educa al linguaggio creativo e si sottovaluta il ruolo della creatività anche nei processi intellettuali più astratti. Un matematico in media nessuno penserebbe che è un soggetto creativo, e così come la ricerca scientifica va avanti, scopre, individua nuovi spazi mentali, e questo è un meccanismo di creatività. Okay. Si chiama metodo Marco Patti, è oggetto di tesi di laurea, di studio in alcune università. Scusate, no, potete continuare a applaudire. Così, ok, ci siamo. Ok, allora, avete potuto vedere una piccolissima parte della possibilità di intervento con le arti terapie. Questa è una parte, perché inevitabilmente abbiamo dovuto scegliere un ambito in cui intervenire. Però questo è un esempio dell'intervento ad ampio raggio all'interno delle scuole. Io vorrei specificare una cosa molto importante rispetto alle arti terapie. Spessissimo, arti terapie, che comprendiamo tutti, quando io dico arti terapie comprendo tutte le forme d'arte inserite nell'ambito terapeutico. L'intervento con le arti terapie non è un intervento, come diciamo, ricreativo. Non è facciamo un po' di arte che così stiamo tutti bene. Assolutamente no. Richiede una formazione specifica di 3-4 anni, a seconda del tipo di scuola che viene scelta di specializzazione, e richiede una grande conoscenza nell'ambito dei processi umani, che si dice cognitivi, cioè che riguardano l'intelletto, ma anche emotivi, relazionali. È fondamentale sapere che un arte terapeuta, un musicoterapeuta, teatro terapeuta, danza, lo ripeto sempre perché altrimenti ci si può confondere, però è necessario che siano delle persone che abbiano una formazione specifica. E il motivo per cui queste figure devono essere sempre comunque associate a dei sanitari è che quando si ha a che fare con le persone vanno tutelate. Quando parliamo di presa in carico, come dice la vostra collega, in termini di responsabilità, significa che la persona che interviene deve avere la responsabilità non solo di avere studiato tanto e quindi di conoscere molto, ma di aver lavorato molto su se stesso. Quando si lavora nell'ambito dell'aiuto alla persona, bisogna sapere quali sono i propri limiti. Se io sono un arte terapeuta, prima di questo sono una psicologa ovviamente, però ho lavorato in entrambi gli ambiti su me stessa, perché io non posso prendere in carico una persona non sapendo bene in che direzione devo andare. Purtroppo capita un po' in tutta Italia, noi operiamo al sud quindi parliamo del sud, capita spessissimo di persone che vi diranno io sono un musicista, faccio musicoterapia, oppure io sono una ballerina, faccio danza terapia. Io pure sono una ballerina, ho ballato per tantissimi anni, continuo a ballare, ma non mi parte neanche per l'anticamera del cervello dire sono una ballerina quindi faccio danza terapia. No, dirò sono una psicologa, una danza terapeuta, quindi faccio danza terapia, nel senso che sono una persona che ha studiato per fare queste cose. È molto importante che voi sappiate questo, perché la mediocrità è la peggior cosa che possa avvenire su un nell'ambito della sanità, diciamo nell'ambito socio-educativo e sanitario. La mediocrità non è tollerata. L'intervento delle arti terapie è un intervento, allora vi dico la definizione, strutturato significa programmato, come dicevamo prima, quindi con una determinata modalità di intervento in determinati casi, quindi con un disturbo si interviene in questo modo, un altro disturbo in un altro modo, questo significa strutturato, in una situazione terapeutica precisa, che implica, come dicevate voi, lo spazio, quindi il luogo e il tempo, che si basa su regole e controlli. E noi abbiamo parlato anche di equipe. Quindi bisogna sempre stare in una situazione di circolarità di comunicazioni, dinamica, quindi in continuo movimento, con flessibilità, ma soprattutto con grande formazione. Io più o meno ho finito, però se avete delle domande ve le tenete da parte e voi me le fate alla fine, abbiamo detto, no? Perché la tavola rotonda è finale. Ok, per me va bene così. Sì. Ok.
sono Melania Nuara, di dirvi in pratica cosa significa essere un musicoterapista oggi con questa legislazione che abbiamo in evoluzione e che cosa significa esserlo in Calabria. Quindi innanzitutto dobbiamo capire con quali realtà si confronta il musicoterapista e con le esigenze di quale utenza. Io devo parlare di utenza, come la dottoressa Patti diceva, io non posso dire dei miei pazienti, perché non essendo ancora riconosciuta la musicoterapia come professione sanitaria, noi parliamo di utenza, di clienti, è una brutta parola, di utenza, non di pazienti, non possiamo farlo. Allora, fortunatamente, faccio un piccolo passo indietro, fortunatamente negli ultimi anni tutte le associazioni musicoterapeutiche che ci sono in Italia, sono molte, si sono messe d'accordo e hanno unificato i programmi di formazione. Quindi che cosa vuol dire? Che tutti i musicoterapisti d'Italia che fanno parte delle varie scuole studiano più o meno lo stesso programma, gli stessi ambiti, le stesse materie, le stesse ore di tirocinio, e questo a garanzia proprio della professionalità degli operatori che poi si metteranno nel mercato e a garanzia anche del livello di qualità di questa professione. Perché che cosa succedeva fino a pochi anni fa? Che si facevano dei piccoli corsi o addirittura dei seminari, la gente, specialmente musicisti, partecipava, poi usciva da questi corsi, andava nelle scuole e dicevo faccio attività di musicoterapia, e questo ha causato un grave danno di immagine alla nostra professione. Io vi racconto un piccolo aneddoto per dirvi come ancora oggi la percezione in molti ambiti di questa professione. Io qualche anno fa andavo in una scuola a fare dei progetti in equipe, arrivava una signora elegante con una valigetta e nei corridoi dicevano è arrivata la psicologa, poi arrivavo io, chitarra, tamburi, stereo, materiali vari, e diciamo è arrivata quella che suona la chitarra. Questo lo racconto per dire che per i non addetti ai lavori la figura del musicoterapista va incontro a molti equivoci. Il primo equivoco è che il musicoterapista sia un musicista. Questo in parte è vero, ma non è esclusivamente questo, anche perché si può fare musicoterapia, e qui ve lo dico, anche senza suonare gli strumenti, in quella che può essere definita per esempio musicoterapia recettiva. Ora, è vero che ci sono degli ambiti non sanitari in cui la musicoterapia può intervenire, che sono quelli detti di musicoterapia preventiva, no? Per esempio quando lavoriamo con bambini normodotati, quando lavoriamo nei nidi con le mamme e i bambini, in cui le attività del musicista e del musicoterapista apparentemente viste dall'esterno sono le stesse, a un occhio non professionale, no? Per esempio nella propedeutica musicale. Che cosa cambia? Cambia l'occhio dell'osservatore e sicuramente cambia anche la finalità, perché il musicista ha una finalità che è quella di insegnare qualcosa a quei bambini, no? Una finalità di apprendimento. Il musicoterapista guarda alla musica e al musicale come una possibilità di integrazione psicofisica del bambino o di integrazione sociale a seconda della finalità. Quindi ha delle competenze, ha un occhio nel guardare il gruppo, per cui valuta la situazione e considera quell'attività come finalizzata al raggiungimento di uno scopo terapeutico. Quindi all'esterno queste attività possono sembrare le stesse, ma il musicoterapista ha una flessibilità che il musicista non ha, perché il musicoterapista coglie quello che sta succedendo nel gruppo, lo modifica e lo usa per ottenere un benessere psicofisico, un benessere emotivo. Non sta lì a svolgere un programma, no? Però questo ha creato dei malintesi, perché molti musicisti che lavorano con i bambini stanno lì in questa ambiguità per dire che fanno un'attività musicoterapeutica perché la musica fa bene al bambino, perché la musica rilassa, perché la musica fa bene. Allora, personalmente quando io sono giù, prendo una pizza,
e la pizza mi fa sentire meglio, ma non è che per questo il mio pizzaiolo è diventato un terapista, no? Voglio dire, c'è una differenza molto importante. Il secondo cliché a cui va incontro il musicoterapista è quello quando entra e dicono: ah, ma sei una psicologa? No, sono una musicoterapista. E lì vedi le facce che si smontano. E io così direi, mi dispiace, sono, ecco, io sono una psicologa. Questo perché avviene? Perché non è riconosciuta ancora un ruolo specifico e delle competenze specifiche a questa figura, perché non si sa. Concretamente le persone non sanno che cosa fa il musicoterapista. Sì, tutti parlano oggi, no, di musicoterapia, però nessuno sa effettivamente cosa fanno e a che cosa servono. Devo interrogare anche io? Come la... Io non ho i capelli ricci. Diciamo che la musicoterapia ha molto a che fare con la psicologia. Però questo dipende molto dagli ambiti di intervento. Per esempio, il musicoterapista che lavora con le demenze, con l'Alzheimer, nelle case di cura, avrà a che fare più con un neurologo rispetto che uno psicologo. Diciamo che cambia molto quando si parla di musicoterapia secondo l'ambito di intervento della musicoterapia. Allora, la musicoterapia ha un ambito di intervento molto vasto, che va dalla musicoterapia preventiva, appunto, come abbiamo detto, con i bambini al nido, può lavorare all'oncologia, può lavorare a disturbi con bambini, sindromi varie, genetiche. Chiaramente la persona che incontra il musicoterapista che lavora su quella che viene definita la musicoterapia del benessere, no? Per esempio con le campane tibetane, si farà un'idea di che cos'è il musicoterapista rispetto a un'altra persona che incontra un musicoterapista che lavora nel reparto di oncologia. Allora, questo non è che ci siano degli ambiti di intervento che sono più meritevoli di altri, perché tutti mirano al benessere della persona, però sicuramente c'è una settorializzazione. Ci sono delle competenze in questi ambiti che sono molto diversi e che nell'immaginario creano un'idea del musicoterapista molto diverso. Ora, se personalmente mi chiedete di che ambiti io mi occupo di diversi di molti ambiti. Non tutti gli ambiti di cui potrei occuparmi, ho scelto io volontariamente di non occuparmi di alcuni ambiti, però comunque lavoro sia con gruppi di adulti normodotati, sia con mamme e bimbi in nido, sia con disturbi dell'età evolutiva, con sindromi genetiche. Questo perché? Perché in una regione come la nostra, dove già il lavoro è una situazione difficile, per il musicoterapista lo è ancora di più e quindi non possiamo prenderci il lusso di scegliere di lavorare solamente con una tipologia di utenza. Questo da un lato non ci permette, ecco, di settorializzarci, ma dall'altro è una fortuna, perché lavorando con persone diverse, con situazioni diverse, dobbiamo sempre studiare, sempre compiere degli sforzi e sempre aggiornarci. Questo è un breve accenno di che cosa succede al musicoterapista nell'ambito non sanitario. E quando il musicoterapista lavora in ambito sanitario, cosa succede? Allora, mentre in molti paesi del nord Europa la musicoterapia è ormai convenzionata con il sistema sanitario nazionale, e addirittura da quest'anno per la prima volta Jos De Backer sarà insegnante di musicoterapia in una facoltà di medicina all'Università di Leuven in Belgio, quindi la musicoterapia farà parte del bagaglio culturale dei futuri medici. In Italia la classe sanitaria, a meno che non abbia un interesse di formazione personale
o a meno che non parliamo di un ambito psichiatrico dove le arti terapie sono già in uso da un po' di tempo, i sanitari in pratica non sanno che cosa sono le arti terapie e che cosa fanno nello specifico, perché non fa parte del loro bagaglio di studio, cioè non vengono informati di questa cosa, a meno che appunto non scelgono di conoscere personalmente. Quindi che cosa succede al musicoterapista in ambito sanitario? Che se incontra delle persone che sono informate, che conoscono cosa serve la musicoterapia, come a me è successo, ok, il mio lavoro viene sostenuto, viene incoraggiato, viene apprezzato, viene valorizzato. Esatto. Se invece questo non avviene, cioè se lavorate con gente che non sa che cos'è, allora lì diventa un pochino complicato, perché queste persone hanno sulla nostra terapia il diritto di vita e di morte, nel senso che decidono quando il nostro trattamento inizia, decidono quando il nostro trattamento finisce e possono decidere di porre fine, no, al nostro trattamento anche senza consultarci, se vogliono, perché non avendo noi un ruolo sanitario riconosciuto, loro possono anche fare a meno di questo. E questo lo possono fare anche quando c'è una relazione terapeutica avviata che viene interrotta senza chiedere il parere di nessuno, senza che noi possiamo dire niente come figure professionali e senza che i nostri utenti possano dire niente, perché di solito sono persone che non parlano, che non possono parlare e quindi non possono dire io voglio fare questa cosa. E questo è una cosa, insomma, da tenere presente, così come da tenere presente che il musicoterapista quando parla con i genitori, per esempio noi, io lavoro con bambini, deve pesare le parole, perché le parole del musicoterapista possono essere facilmente prese e riportate in un altro ambito, e non essendo il musicoterapista riconosciuto come professione sanitaria possono essere dette come la parola di una parola che non ha peso, che non ha valore. Eppure noi ci troviamo nella situazione delicata di confrontarci con dei genitori che pagano un servizio e che giustamente vogliono una restituzione, quindi anche lì è una situazione molto, molto delicata. E in realtà che cosa succede in questi centri dove non si sa che cosa serve la musicoterapia? Che finiscono per affibbiare alla musicoterapia tutti quei pazienti che non riescono a essere trattati in altro modo. Per cui ci sono delle terapie più tradizionali, più terapie riconosciute, che hanno bisogno di una comunicazione, perché il bambino deve svolgere un compito, per esempio la logopedia, la psicometricità, il bambino deve svolgere un compito, quindi il bambino deve avere un minimo di capacità comunicativa. Se hai un bambino che si arrampica sulle pareti, no, con cui è impossibile comunicare e fargli svolgere un compito, dicono che facciamo? Ma questo non può fare nient'altro, gli facciamo fare la musicoterapia. Questo perché avviene? Avviene perché appunto chi fa la valutazione nell'equipe non sa che cosa si può perseguire con la musicoterapia con un intervento individualizzato. Guarda, me non sono io. No, perché sto riprendendo le tue parole, individualizzato, cioè per quella persona lì. Che finalità si può perseguire con la musicoterapia? Se io non so che cosa serve, che cosa posso fare con le arti terapie, chiaramente non lo posso mettere nella valutazione. Per cui persone che potrebbero usufruire di un trattamento musicoterapico con risultati spesso non vengono indirizzati a questi trattamenti, perché chi valuta non li conosce. Per ultimo, ma non per importanza, c'è il problema per il musicoterapista di come inquadrare e rendicontare la professione presso strutture sanitarie private, ovviamente parliamo, perché non si può ancora lavorare presso strutture pubbliche se non... Sì, a progetto. Ecco, sì. No, allora, dal centro nord in su si pone il problema dell'assunzione.
perché ci sono dei musicoterapisti che sono assunti in strutture. E come vengono assunti, perché il musicoterapista non può essere assunto non essendo riconosciuto, vengono assunti o prima della legge Lorenzin venivano assunti come educatori che lavoravano con la musica, adesso non potranno fare neanche questo, credo, con questa legge Lorenzin, oppure se avevano un'altra, diciamo, laurea sanitaria, potevano essere assunti, per esempio, infermiere, ti assumiamo come infermiere, però in realtà fai il musicoterapista, no? Questi erano gli escamotage. Però, sì, oppure, sì, occupazionale, degli escamotage comunque, oppure il terapista rimane per anni, anche quando è stabile a lavorare in una struttura, nel limbo del lavoro a progetto, della prestazione occasionale, oppure a partita IVA. Però anche nella partita IVA bisogna mettere attività musicali, perché la legge non ce lo consente, e praticamente non sono detraibili, quindi questo anche a danno della nostra professione, no? E soprattutto il mancato riconoscimento rende anche complicato il fatto che il musicoterapista possa fare questa professione privatamente in uno studio. Io ve lo dico perché vi dico tutto, perché magari voi siete giovani e dovete ancora scegliere tutto, è giusto che scegliate con consapevolezza. Perché il musicoterapista non può avviare uno studio privato con chiara finalità terapeutica? Perché giustamente la legge vieta in Italia a chi non è un sanitario di fare una professione terapeutica. Se tu sei un dottore, non sei un dottore, non ti puoi aprire uno studio medico, giusto? Quindi se il musicoterapista non è riconosciuto come sanitario, non può avere uno studio che faccia un'attività terapica. Quindi, altrimenti va incontro a delle multe come minimo. Quindi dove la può lavorare il musicoterapista con serenità tutelato dalla legge? Il sogno di ogni musicoterapista è lavorare in un'equipe multidisciplinare, abbiamo parlato dell'equipe, perché la musicoterapia è nata per lavorare in un'equipe. Abbiamo parlato delle relazioni con lo psicologo, che ha con la neurologia, però nella realtà concreta calabrese in particolar modo, le strutture private che intendono accogliere e quindi farsi carico anche economicamente di un'altra figura che è il musicoterapista sono poche. Di fatto, di solito, il musicoterapista si trova a lavorare da solo. E allora quale può essere una soluzione? Perché la dottoressa parlava anche della differenza tra il terapista e il terapeuta, cioè il musicoterapista non ha le competenze per una valutazione medica, non è che se si trova a lavorare da solo non può come dire, suonare e cantarsela da solo, giusto che siamo in tema, no? Quindi una soluzione oggi con questa legislazione potrebbe essere quella di creare uno studio associato dove ci sia la garanzia clinica di una figura, per esempio medica o psicologa, che lavora in questo studio associato con il musicoterapista, che quindi si fa garante della valutazione, si fa garante della supervisione e in qualche modo mette al riparo giuridicamente la figura del musicoterapista. Quindi, detto tutto ciò, voi direste, e chi te lo fa fare questo lavoro? Nel senso che non abbiamo qui neanche parlato del carico emotivo a cui va incontro il musicoterapista. Tutte le figure medico-sanitarie hanno un grosso carico emotivo, no? Si tratta di un lavoro che ha a che fare con delle situazioni dolorose. Però mentre magari un medico può avere la scelta di empatizzare con il suo paziente e mettere oppure no, il musicoterapista per manuale deve empatizzare col suo utente. Proprio la musicoterapia si basa sull'empatia e quindi ha un grosso carico emotivo questa professione, che poi ognuno appunto con un lavoro su se stesso deve gestire.
Quindi non si finisce a fare questo lavoro per caso, ma poi alla fine si sceglie di fare questo lavoro perché nel curare gli altri si cura una parte di se stessi in qualche modo. E perché si imparano a vedere delle cose, dei progressi, delle gioie nelle cose che solitamente le altre persone non vedono. No. Questa è la mia esperienza, no? Questa è la mia esperienza. E con questo termino il mio intervento. Un'idea ve la siete fatta? Adesso a me spetta il compito di parlare delle cose più tecniche, cioè di entrare un po' più nello specifico in quello che è il percorso che abbiamo intrapreso per riuscire ad arrivare a questo riconoscimento della figura del musicoterapista nell'ambito socio-sanitario, perché in realtà anche la Lorenzin non ci dà la possibilità di rientrare strettamente in ambito sanitario, ma con un articolo specifico ha chiarito che noi facciamo parte di quelle professioni, come ad esempio l'educatore che citavamo prima, si occupano di riabilitazione socio-sanitaria, quindi abbiamo sempre questa doppia valenza, operiamo sia da un punto di vista educativo che da un punto di vista più specificamente sanitario. Io però ho la necessità, Sonia, di spostarmi nella tua postazione. Ok. Allora, la prima immagine che voglio guardare con voi è, riprende un po' quella che è l'idea di chi è il musicoterapista, sia come lui si vede, sia come lo vede la società. Quindi nella prima fotografia vedete che dice: i miei amici, cosa pensano i miei amici che faccio? Cioè cosa pensano le persone che mi vogliono bene? Pensano che io lavoro con i bambini, li faccio divertire, li faccio suonare, gli insegno a usare il tamburello, il triangolo. La società in realtà pensa di me che sono uno sfaticato che passa le giornate sul divano ad ascoltare musica e a fare poco altro. Gli accademici, cioè quelli che lavorano nelle università, quelli seri, quelli che studiano cose importanti, mi vedono come un figlio dei fiori che va nei boschi ad ascoltare la brezza e il rumore dell'acqua. Per fortuna ci sono i nostri clienti, come li chiamavi tu, che ci vedono un po' come dei santi, ci vedono come dei salvatori. Poi qualcuno di noi magari c'è la presunzione di essere quasi un cardiochirurgo, qualcuno che opera a cuore aperto e che compie dei miracoli tutti i giorni. In realtà poi di fatto trasportiamo strumenti avanti e indietro, abbiamo le macchine piene di tamburi e di triangoli, e il nostro lavoro è fatto soprattutto di fatica, sia fisica che emotiva. Allora, arrivati a questo punto, è davvero importante per noi riuscire ad avere questo riconoscimento. La maggior parte delle associazioni di categoria nostre in realtà hanno scelto di restare nell'ambito della legge 4 che regolamenta le professioni che non rientrano negli albi, come ad esempio lo psicologo. Eppure il fatto che noi, come diceva la collega, ci siamo all'interno delle strutture sanitarie ormai costringe anche la società a valutare la nostra presenza professionale in maniera diversa. Dicevamo prima che non c'è un corso universitario, non ancora, per cui chi sceglie di formarsi in musicoterapia spende parecchi soldi, ma poi alla fine ha un titolo che non ha una valenza legale, non è spendibile legalmente né nei concorsi né nelle strutture che si occupano di riabilitazione. Per cui non è riconosciuto né il titolo, né le scuole, anche i master offerti dai conservatori, dalle università, di fatto non hanno un valore legale concreto.
La cosa paradossale è che adesso in Italia abbiamo una grandissima quantità di scuole di musicoterapia e pochissime strutture sanitarie disposte ad impiegare i musicoterapisti. Nello stesso modo abbiamo una grande quantità di professori, di persone che insegnano la musicoterapia e pochissime persone che la musicoterapia la applicano. No, quelli che fanno musicoterapia tutti i giorni sono veramente pochi. Su chi è il musicoterapista credo che Melania ce l'ha già spiegato, vado avanti su questo. Anche gli ambiti applicativi sono veramente tanti e richiedono tra l'altro un grandissimo livello di specializzazione, per cui il fatto della formazione continua, dell'impegno personale nel fare questa professione è davvero grande, è assolutamente sproporzionato rispetto a quello che ci ritorna da un punto di vista professionale. Quindi vi dicevo, attualmente in Italia la figura del musicoterapista rientra nell'ambito esclusivamente pedagogico. Di fatto noi facciamo questo lavoro in maniera ufficiale come pedagogisti. Cioè, è una cosa un po' ancora da chiarire. In realtà il CUM, che è questo movimento di professionisti che è nato proprio per raggiungere questo scopo, promuove la creazione di un sistema duale, vale a dire che ogni professionista può scegliere se operare in ambito sanitario o in ambito educativo, scegliendo se fare riferimento alla legge 4, come fa l'AIM, l'Associazione Musicoterapisti Italiani, oppure lavorare in modo tale che la musicoterapia possa rientrare tra le prestazioni sociosanitarie offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, per cui come c'è lo psicomotricista all'interno delle equip di riabilitazione in ospedale, è giusto che in tempi ragionevoli ci sia anche il musicoterapista, in modo tale da poter finalmente concretizzare questo ideale del lavoro di equip. E arriviamo al nocciolo della questione. Nello scorso dicembre è stata approvata la legge Lorenzin, che parla di istituzione di nuove figure professionali, come ad esempio quello dell'osteopata e del chiropratico, che sono stati per legge riconosciuti professioni sanitarie, e attraverso l'articolo 5 istituisce quest'area delle professioni sociosanitarie all'interno delle quali rientriamo anche noi. Ma questo non significa automaticamente che noi siamo riconosciuti. In realtà è soltanto il primo passo. È necessario che tutti i professionisti della musicoterapia che sono sul territorio nazionale aderiscano al movimento, in modo tale che si possa fare una richiesta congiunta al Ministero, perché il Ministero poi ha l'obbligo entro 6 mesi di risponderci e dirci sì, va bene, potete fare anche voi, lavorare anche voi all'interno del servizio sanitario, oppure no, non avete i requisiti per farlo. Ovviamente se questo lo chiedono 10 persone non è lo stesso peso che se lo chiedono 1000. Per questo CUM significa Consiglio Unitario Musicoterapisti, vuol dire che si punta sull'unitarietà di tutte quante le professionalità per raggiungere questo obiettivo. Difatti il CUM è un comitato che nel momento in cui, diciamo in maniera ottimistica, si raggiunga il riconoscimento, si scioglie. Per cui a quel punto non è più necessario. Il mio intervento è brevissimo, io ho già finito, perché voglio condividere con voi la parte pratica. Vogliamo insieme ai miei colleghi farvi sperimentare che cosa significa fare musica insieme. Con alcuni ragazzi questa cosa l'abbiamo già sperimentata. Ci spostiamo adesso con calma nell'altra ala, dove ci sono le sedie sistemate in... un minuto! Un minuto e mezzo. Ci spostiamo di là con calma e partecipiamo. Devono fare 5 minuti di intervallo che c'era stato già. Ah, ok. E poi riprendo. Va bene. Allora, siete autorizzati a fare 5 minuti di pausa